Ciao Manolo, quanto è stato importante per te quest'anno crescere con questo gruppo? È stato importantissimo perché arrivando dalla Juve ho trovato dei uomini, soprattutto con i più grandi, ho avuto subito sintonia ed è stato molto importante venire qui. Parliamo della partita di oggi, primo tempo difficile, poi nel secondo tempo avete giocato, avete segnato, avete impensierito l'Atalanta. No, l'Atalanta è una squadra fortissima, come ho detto anche prima. Hanno giocatori fortissimi che puntano alla Champions. Noi avevamo giocatori che avevano giocato poco, erano pochi sulle gambe, però al secondo tempo siamo entrati con la voglia di ribaltarla e per poco non ci siamo riusciti. Il terzo gol è stato propiziato da un tuo bellissimo colpo di tacco verso Pandev. Ci racconti un po' questa azione? No, ho visto che Pessina aveva allungato la palla, io ho cercato di prenderla e poi Gora me l'ha chiamata, l'unico modo per dargliela era fare il colpo di tacco. Hai fatto un gran colpo di tacco. Mi è venuto bene, meno male. Senti, papà, ex capitano del Genoa, e tu da bambino eri qui in questa città, hai giocato anche nelle giovanili del Genoa, a casa tua si è sempre respirato rosso-blu. Sì, papà, quando gli ho detto che venivo qui era più carico di me. Mi ha detto due o tre cose che mi sono rimaste impresse, che mi sono aiutate tantissimo. Complimenti e grazie, in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie.